Abbiamo provato a lasciar stare le parole cuore, orgoglio, motivazioni, componenti umane per il POTS che sono assolutamente assodate dal punto di vista morale e sono sotto gli occhi di tutti, come il rapporto con i giocatori o con la società. Ma cos'è cambiato veramente nella Dinamo dal suo arrivo a livello tecnico e tattico? Cosa ha dato al di là della rinascita di un ambiente, del nuovo sbocciare dell'amore per il banco, arrivato fino a vincere la FIBA Eurocup? Prima chiave di lettura, la grande responsabilizzazione individuale dei giocatori, non solo per il cambio di coach, ma per il fatto di mettere i giocatori davanti alle loro responsabilità, di dargli grande fiducia ma allo stesso tempo di pretendere il massimo da loro, ognuno con un ruolo preciso, e in questo i colloqui individuali sono stati fondamentali, sia al suo arrivo, sia durante, che prima delle partite. Le gerarchie definite, Pozzo ha scelto la strada netta, decisa, ha deciso di concerto con la società di mandare Diop a Cagliari per aiutare la squadra di Iacozza a salvarsi, ma soprattutto per permettere al ragazzo di giocare e di non dover trovare uno spazio difficile all'interno del roster. I lunghi sono tre, Thomas, Polonara e Cooley, che ruotano tra di loro salvo casi eccezionali, dal quintetto atletico a quello con il Thunder da numero 5. Magro viene utilizzato solo in emergenza e conosce benissimo il suo ruolo. Stesso discorso per il capitano, che da grande professionista si fa trovare pronto ad ogni secondo e guida ragazzi dallo spogliatoio, usando la sua intelligenza e la sua esperienza al servizio della squadra, come Justin Carter, che da americano gioca pochissimo, ma che comunque cerca di dare il suo contributo alla squadra nonostante i pochi minuti. Non tante diverse difese sui pick and roll, i giocatori moderni spesso vanno in difficoltà, soprattutto i giovani o gli americani con i cambiamenti in corso durante la partita o con piani partita elaborati. Se non hai i giocatori dall'IQ cestistico, esempio come Lyunen o Mitzov, non è facile miscelare insieme tantissime difese o alternare zone, quando giochi campionato e coppa. Il tempo per allenarsi è poco e questo tipo di difese va costruito nel tempo. Protezione di Cooley, qui viene un capitolo decisamente fondamentale, Jack Cooley che quando è arrivato al Poz stava attraversando il momento più difficile in Dinamo. Al di là del canestro vittoria con Venezia, Poz lo ha coinvolto dal primo giorno, dalla prima azione alla prima conferenza stampa. Sa benissimo che magari Jack non finirà le partite, non sarà determinante negli ultimi 5 minuti, ma sa che può dargli tanto all'interno di un match, ed è un'arma troppo importante da sfruttare anche in ottica playoff. La doppia dimensione del quintetto, qui arriva il capitolo più interessante. Se la Dinamo aveva già un'idea prettamente interna con i post bassi di Thomas, Cooley e successivamente Pierre dopo il taglio di Petway, Pozza ha cavalcato l'idea del basket moderno, quello con i tre piccoli insieme, quello con tre giocatori che creano dal pick and roll e numero 5 Thomas che ti manda al manicomio, perché una volta ti attacca, una volta si apre per tirare da tre punti, una volta finta e parte, va sempre il rimbalzo e un rebus per tantissime squadre. Questa miscela di atletismo durante il match e di dinamismo con cervello e playmaker nell'ultimo quarto è assolutamente vincente. E in questo capitolo del quintetto piccolo ha completamente cambiato volto agli italiani. Spesso ha lo stesso peso specifico che aveva in A2, faccia tosta, personalità, possibilità di sbagliare che non è poco. Infatti le sue migliori partite o sprazzi finali sono arrivati anche dopo errori importanti. Tanta roba Stefano Gentile delle ultime partite, degli ultimi 2 mesi, che ha palle e capacità di essere duttile, di fare mille cose importanti all'interno del match, una vera point forward. Con Brescia e a Würzburg è stato di peso specifico assoluto, forse il migliore. Achille, infine, ha trovato la parola magica nel suo vocabolario, quella che gli americani definiscono consistent. Continuità, costanza, ha impatto e presenza, energia, non molla un secondo, si sente importante e lo è. Tra i giocatori italiani da problemi ad assolutamente indispensabile. È tanta roba, caro Poz.